Radio Radicale, siamo col sottosegretario al lavoro Durigon, dopo la manifestazione della Lega in Piazza del Popolo. Come è andata? Le stime parlano di 80.000 persone in Piazza del Popolo, è stato un successo? Io non so quante erano le persone, ma ho visto una marea di popolo che è entusiasta, che in qualche modo ci dava ancora una forza in più sulle azioni che stiamo mettendo in campo in questi giorni. Quindi Salvini anche oggi è stato davvero entusiasmante, siamo lì con lui, continuiamo con più voglia e con più forza. Ecco, Salvini ha rivendicato anche la richiesta di condurre in prima persona la trattativa con l'Unione Europea, o abbiamo capito male? Beh no, diciamo che il governo stesso sta facendo questo, Salvini come Di Maio e come anche il Premier Conte stanno trovando tutte le soluzioni possibili che possono dare risposte all'Europa, ma in principal modo devono dare risposte al Paese e ai nostri cittadini, quindi non credo che sia giusto scendere sotto questo 2,4, credo invece che sia giusto andare avanti con investimenti. Allora è stato un messaggio all'Unione Europea questa iniziativa per far vedere che questo governo gode di un consenso popolare che non deve essere contraddetto, e questo è il messaggio? Diciamo che questo è un messaggio che è quello che vuole l'Italia, quindi siamo a questo punto siamo pronti per dire anche all'Europa che abbiamo bisogno di questa risorsa, abbiamo bisogno di questo deficit, abbiamo bisogno per rilanciare il nostro paese che purtroppo è entrato in una crisi, anche degli ultimi dati che abbiamo avuto, lo 0,1 della crescita, è importante quindi fare investimenti e le due azioni principali dare risposta al Paese e ai cittadini. Possiamo fare un paragone tra questa piazza e quella di Torino sui Notav, rispetto anche alle cose che ha detto Salvini di un governo di legislatura? Io penso che questa piazza è una piazza che chiede alla Lega, chiede a Matteo Salvini e a quello che rappresentiamo in questo contesto di governo di andare avanti su questa linea e portare davvero quelle risorse ai cittadini, e quindi anche le infrastrutture sono un elemento importante, decideremo a breve come, quando e dove. Bene, la ringrazio, grazie al sottosegretario al lavoro Durigon della Lega.